Per il secondo anno che l'università, assieme al comune di Ravenna, vice sindaco, sta seguendo che l'iniziativa lavoro cerca l'università per essere 13-14 giugno a Palazzo dei Congressi, e lì ci sarà questo momento importante di incontro tra giovani e imprese e università. Seguiranno le imprese e Confindustria a questo progetto. Bene, molto semplice, metteranno a disposizione i loro spazi e i ragazzi interessati al progetto potranno direttamente vivere un'esperienza lavorativa dentro le aziende. In queste due giornate delle aziende si presenteranno, non solo presenteranno il loro profilo aziendale, la loro struttura, ma presenteranno anche dei progetti formativi all'interno dei quali verranno selezionati per ogni progetto un neolaureato o non neolaureato, sia diciamo residente nel territorio di Ravenna, ma anche laureato nel nostro campus universitario. Quindi ci sarà la possibilità di ascoltare le aziende e di partecipare ad una selezione successiva attraverso la quale puoi fare un'esperienza di 6 mesi di tirocinio di formazione e orientamento in azienda. E ci vediamo per ufficializzare qualcosa che è già iniziato, e cioè l'intervento che farà la Fondazione Enrico Mattei nell'ambito del 6° accordo che ENI, in particolare divisione IMP, ha siglato col Comune di Ravenna nel 2011. Questo intervento si discosta un po' dai canoni tipici di questo accordo, che sono di solito di valenza ambientale, e invece abbraccerà un aspetto molto importante secondo noi per il territorio ravennate, che è l'aspetto sociale-economico. In particolare, su proposta del Comune, che ha voluto inserire questo nuovo capitolo nell'accordo stesso, l'idea è di andare ad intervenire in quell'area secondo noi molto importante, che è l'educazione, la formazione dei neodiplomati e laureati, e cosa ancora più importante, far incontrare l'offerta scolare con la richiesta delle imprese. Quindi questi sono i due ambiti su cui l'intervento dovrebbe, ovviamente questo in totale condivisione e coordinamento con le altre amministrazioni e organizzazioni territoriali che già operano in quest'ambito. Noi contiamo di formare circa 30 ragazzi in questi 2 anni, formarli attraverso un tirocinio formativo, che non è un semplice tirocinio formativo, un tipico tirocinio in cui il ragazzo va in azienda, ma c'è un valore aggiunto, che è tutto il supporto che darà la Fondazione Mattei in un'azione di tutoraggio e supporto continuo. Quindi c'è sia l'attività di tirocinio pratico in azienda, più l'accompagnamento della Fondazione Mattei con i propri ricercatori e collaboratori che li accompagneranno i ragazzi. Il numero fissato è di circa 30 ragazzi, sinceramente speriamo di arrivare anche a qualcosa di più.